Ciao Barbie Club e bentornati sul canale. In questo video speciale vi farò vedere i miei personaggi del mio canale, insomma le Barbie, e vi dirò dove le comprate, insomma con che accessori le trovate. Così potete decidere se prenderlo per il compleanno, chiederlo per Natale o qualsiasi cosa, ok? Le ho messe in un contenitore, pescherò a casa e vi dirò tutto. Cominciamo subito. Bene, ecco la scatola. Cominciamo a pescare. Vediamo un po' che ho preso. Giorgia! Allora, puoi fare in fretta che stiamo andando a fare la spesa? Oh, certo. Allora, Giorgia è una Barbie un po' vecchia, infatti non allarga le braccia e insomma non piega niente e ha ancora questa collana che aveva nelle Barbie tempo fa. Non una vita fa, tipo nel 2010-11, così. Esatto. E tipo una semplice Barbie così col vestito e ha la scatola così e niente, non aveva nessun accessorio con sé. Già, bene, ora vado a fare la spesa. Ok, pesco qualcun altro. Oh, la mamma. Ciao ragazzi! E lei tipo aveva una canottiera e una gonna e lei nei piedi aveva questi roller che se si fa così, diventa una semplice, una normale scarpa. E poi aveva le ginocchiere, le gomitiere, il casco, però adesso insomma sono tutto posto. Sei nata con i roller senza ginocchiere? Sì, si è fatta male. Vabbè, comunque di lei ho parlato. Passiamo alla prossima. E poi, ecco, ho pescato la mamma di Carolina, ovvero la zia di Cascia, Elisa e Rossa. E lei era una sirena. Infatti ha questa qua della sirena che Francesca l'avventuriera e la sua truppa l'ha usata Francesca. E aveva il reggiseno viola che però adesso è in giro per casa. Però lei ha questo quindi posso anche tenerlo. Passiamo alla prossima. Oh, la nonna. Ciao a tutti ragazzi. Allora, lei era una Barbie anche tanto tempo fa, però lei allarga le braccia e poi insomma era molliccia così. E insieme aveva quest'auto, insomma lei era la Barbie che ci andava sopra. Eh sì, questa è la mia auto, però poi me l'avete rubata. Va bene, ora passiamo al prossimo. Ok, prendimi la mia macchina. Certo. Oh, Lucrezia. Ciao a tutti ragazzi! Allora, lei era una Barbie anche un po' vecchia che non allarga le braccia e è molliccia. Sì. E lei era una Barbie normale e addosso aveva quest'abito, però insieme ce n'erano altri due. Uno era questo e l'altro era questo che ora ha addosso lei. Bene, ora andiamo avanti. Ah, spero che vi stia aiutando per capire se ne vale la pena di comprare le barbecue io. Oh, ecco qui la zia però senza la tinta. Ehi, salve a tutti ragazzi! Allora, lei come Giorgia era una Barbie normale, non aveva niente insieme perché non ha le braccia, non piega niente, era una Barbie di tanto tempo fa. Si può capire dalla collana. Sono una Barbie vecchia. Bene, andiamo avanti. Ok. Lui, allora, lui è più un personaggio secondario. Scusate se non ho i vestiti perché certi vestiti di Ken ho messi a lavare che erano sporchi. Allora, in modo. Oh, sì. Allora, in una serie era il papà di Fiorina e suo fratello, Penjay, e lei era la mamma. E invece in Francesca Avventuriera, sempre insieme a lei, era il genitore di Luca e suo fratello. Esatto, sono un personaggio secondario. Andiamo avanti. Oh, io insieme avevo, sapete, Danny Argentina e i suoi amici che vanno in quella piscina là. Io ero insieme a quella piscina con un'altra Barbie, però non so se qui c'è. Ok. Potrei pescare. Oh, l'altra nonna. Ciao a tutti, Barbie Club. Sì, ciao. Allora, lei era così, però lei anche lei allarga le braccia e insomma, alle pieghe. E è un po' vecchia perché infatti si è staccato l'altro occhio, però faccio che fa l'occhiolino. Esatto, e con me c'era questa splendida auto. Noi non abbiamo l'auto, però che voi ci rubate. Sì. Però
ne avete visto abbastanza di me. Andiamo avanti col pescare. Oh, Rossa e Fiorina. E Silizia. Lì è Rossa. Ciao. E insomma... invece un paesino campagnolo, insomma, ero Fiorina e sono anche Silizia in Francesca l'avventuriera e la sua truppa. Allora, io sono nella confezione dove da una parte sono i vestiti da femmina, dall'altra io un maschio. Perché? Perché se facciamo così, io divento un maschio. C'erano anche biondi, scuri di pelle, ricci. Però la camera gliel'ha scelto a me. Grazie. Bene, ora mi ripeto la parrucca che ho un vestito da femmina. Bene, molto meglio. Ciao. Va bene, ora, no, ora. Oh, Rossa! No, Elisa, scusate, con tutti questi nomi li confondo. Ciao Barbie Club! Allora, purtroppo questa non vi posso dire dove l'ho trovata, perché me l'hanno regalata i miei cugini e penso che fosse di seconda mano, però dai, funziona bene. È una bambina dell'elementare, insomma. Già, spero di piacervi, ora vado. Vediamo un po'. Oh, la sorella della mamma. Non si vede spessissimo perché hanno litigato ed era un po' una ladra. Sì. E insomma, lei ha anche le braccia e ha le gambe molli. Lei era insieme a questa bici. Sì, che non so mai perché è difficile mettergli i piedi sui pedali. E vedete, questo è lo spazio per il bebè che ora è nudo. Però io ne ho altri due che adesso sono da un'altra parte. Però vabbè, sono uguali a questo. Che erano insieme alla carrozzina. Erano nella carrozzina. E a spingere la carrozzina c'era questa Barbie. Che ogni volta sostituto per la mamma. Sì. Comunque andiamo avanti. Ehi, quello è il mio bambino in bici. No, è il mio bambino in carrozzina. Dai, vabbè, non fa niente, ce ne sono altri due. È inaccettabile, beh, allora io me ne vado in bici. Ok. Oh, Nadia. Ciao a tutti. Chi è anche Cascia? Come va il pancione? Sì, bene, oggi va meglio. Ah, mi fa molto male la schiena, però. Allora, lei, visto, vedete che allarga le braccia, però non piega le braccia, piega solo le gambe. E qualcuno si chiederà il perché. Perché insieme a lei c'era la lavatrice. Tipo, lei apriva il coso e le gambe si piegano perché lei deve raccogliere la roba che sporca e le braccia non servono che si piegano. Esatto, bene, ora io vado a fare il... Ecco qui Andrea e Luca. Salve a tutti. Allora, da una parte è il marito di Silvia e dall'altra di Francesca. Esatto. Lui era un normale Ken e niente, aveva la confezione così, non aveva niente insieme. Già. Andiamo avanti. John. E basta, lui è solo John. E anche lui è un Ken, però lui è un lolly. Come... questa. E lui era insieme a una alla Lolly incinta, quella lì con la pancia che ha il bebè piccolo, però adesso non trovo più. E niente, insieme c'era anche questo triciclo lì. Ok, andiamo avanti. Oh, Mar, che c'è? Facciamo in fretta, stavo andando al lavoro. Vedi questo? Sì. Allora, lui e il fratello di Andrea infatti sono molto simili e anche lui aveva solo dei vestiti, aveva una confezione così, non aveva niente insieme. Si vede che siamo fratelli. Bene, io vado a lavorare. Ok, ciao. Carolina! Ciao a tutti. Beh, a dire la verità lei non è proprio una Barbie, è una bambolina che io ho usato perché insomma mi serve una bambina un po' più grande e... L'ho presa al mercatino dell'usato, infatti un po' rovinata. Ha i capelli molto secchi e ha la testa bloccata perché continui a guardare tuo zio. Vabbè. Infatti queste scarpe che non si tolgono sempre sotto è fatto così. Va bene, andiamo avanti. Oh, ho trovato la Barbie incinta che adesso non ha la pancia gonfia. E se fate così... C'è il bebè, eccolo qui, davvero minuscolo. Ci credo deve essere nella mia pancia.
Niente, questa lei aveva, era una normale Barbie e insieme c'era lui che è il papà Lolli, Oluo, e lei aveva questa, aveva il bebè in pancia e insieme c'erano alcuni giochini per il bebè. Nient'altro, andiamo avanti. Aspetta, vai, ti chiudo la pancia. Poi c'è lei che ho usato solo una volta nella serie di Francesca Avventuriera. Sì, che lei aveva preso il mio aspetto quando c'era Ragazzo Invisibile l'altro anno in estate, molto molto lontano. Sì, e lei anche era una Barbie normale, non aveva niente con lei, aveva solo una confezione normale. Già. E tutti questi li trovate nei negozi di giocattoli, tipo Toy Center, e su Amazon non lo sappiamo, non abbiamo mai ordinato Barbie su Amazon o su altri siti internet. Già. Scatola quasi vuota. Oh, la mamma di Francesca, ma perché solo la gonna? Mi stavo lavando e tu mi hai preso. Non ho avuto il tempo di mettermi anche qualcosa qui. Ok, questa è solo per coprirti. Bene, allora lei è la mamma di Francesca. Sì, e sono rosa perché il mio marito è marrone, insomma, scuro di perle. Lei, come potete immaginare, non aveva niente insieme. No, aspetta, ora ricordo. Io ero in coppia con lei. Avevano la scatola attaccata però divisa. Mi sembra che erano le sorelle diverse, tipo lei è bionda, lei è bruna, gli occhi azzurri, lei no. Insomma, così, però anche lei non ha anche le braccia. Ok, andiamo avanti. Poi c'è lei. Ciao, che lei è tipo un personaggio terziario. Qua l'abbiamo usata davvero poco. Già, l'ho usata una volta. Mi hai usato una volta per dottoressa e sembra una volta quando Cascia era piccola, era la maestra dell'asilo di Flaminia, le sue amichette e Carolina. Oh, già, sì. E lei era in coppia anche con un'altra Barbie che però adesso c'è la mia sorella. Insomma, è andata da una sua amica, ha portato quella Barbie, quindi non ve la posso mostrare. Ecco qui, oh, poi c'è lei che l'ho usata solo una volta per dottoressa perché è tutta rotta, non ha più la mano, la gamba rotta e insomma. No. E io insieme, insomma, insieme con me c'era. Sì, la mia cavalla. Che cammina. Insieme. Che dietro loro c'era quello sfondo. Infatti l'ho usato molte volte. Oh, Sofia! Ciao! Io ero in coppia con un'altra bambina. Era Fiorina, quella con i capelli bruni. Che eravamo su questo lettino. Abbiamo fatto anche il video insieme. Abbiamo aperto i bambini sull'elicottero e la moto. E una Barbie Lolli con i capelli molto lunghi e le mesh fucsia. Vabbè, adesso io vado a letto. Ok, bene. Poi c'è. Oh, rossa, da piccola. Ah sì, e ciao. Allora lei era insieme a questa cuccinetta che uso per le LOL, perché infatti è basta per lei. Sì, e niente, era tipo una cuccinetta giocattolo, non c'era una Barbie adulta. Esatto. Ora io mi preparo un buon pranzetto. Va bene, ma farò da un'altra parte, che ora arrivo a un'altra parte. Sono finite. Beh, allora, bene ragazzi, avete visto tutti di noi e le nostre caratteristiche. Già, con chi eravamo e con chi altri personaggi eravamo e con che accessori. E sapete anche dove comprarci. Non possiamo dirvi il prezzo perché non ce lo ricordiamo. Poi il prezzo può variare da un negozio all'altro. Dipende voi dove comprate. Ma magari non vogliono neanche comprarlo. Non scherzare, tutti vogliono una Barbie in casa. E un Ken. e delle bimbe che ti fanno da mangiare. Bene ragazzi, speriamo che questo episodio vi sia piaciuto, vi sia stato utile. E diteci nei commenti se qualche Barbie che abbiamo noi ce l'avete anche voi o qualche vestito, non so, perché certi vestiti li abbiamo comprati senza Barbie, vendono anche i vestiti e basta. E vendono anche le scarpe, basta. Sì, però insieme ci sono anche per i vestiti, non vendono le scarpe, basta. Sì, ci sono anche sempre i vestiti dentro. Oh, bene.
Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e mettete like se questo episodio vi è piaciuto. A proposito di piacere, qual è la vostra Barbie o bebè o Ken preferito o accessorio? O animale, perché c'è anche un cavallo. Ditecelo nei commenti, ma ti leggi di mezzo. E abbonatevi e scriveteci qualcosa di voi nei commenti. Di noi sapete tantissimo. Che c'è storia, tutto. Bene, allora ci vediamo nel prossimo video. Ciao, 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 ciao. Ciao. Oh, come dolce, non vedo l'ora che partorisca. E anch'io così mi sparisce il dolore alla schiena. E tutte il gatto Gabby. Beh, basta. Ciao, cerare. Il Barbie Club se ne deve andare. Ehi, nonna, hai fatto una rima. Oh, sì. Avevo 10 in poesia. Bene, allora... ci si vede, un bacione da tutti.